parla di questo accordo con il Prato e perché Prato? Ma abbiamo scelto Prato perché è in una logica di persone, di una famiglia importante che tanti anni che lavora nel calcio di Lega Pro, l'ha sempre fatto bene, con dei buoni risultati oltre che in termini economici, perché è una società sana, una società che ha dei valori, una società che poi ha sempre lavorato molto bene con i giovani. C'è una cultura, c'è un'abitudine a lavorare con i ragazzi che arrivano anche dalle altre società, hanno un buonissimo settore giovanile. E un allenatore che stimo e che stimiamo da tempo, anche perché abbiamo avuto la fortuna di lavorarci insieme per qualche anno nella primavera dell'Inter, ed è anche uno di quelli che ha aiutato l'Inter a formare, a far crescere e poi lanciare nel calcio che conta ragazzi del calibro di Mario Balotelli, di Destro, di Santon, di Gaviani, adesso poi me ne dimentico qualcuno, e quindi anche la presenza di Esposito è stata indubbiamente una cosa che ci ha spinto a venire qui. Se ci può raccontare per quanto possibile del suo viaggio, il suo blitz in Spagna, se ci sono degli sviluppi su Mario Suarez, su Guarín, che si può rientrare nella trattativa? No, ho fatto un viaggio, ma non per forza è da legare a quel tipo di squadra o a quel tipo di situazione. Avevo la possibilità di incontrare delle persone, l'ho fatto, si poteva fare a Milano, è stato fatto in questa occasione, abbiamo preferito farlo da un'altra parte perché era più comodo a loro, non tanto a me. Ma è un'operazione che lei può definire difficile, che si può fare, di cui si può parlare? No, adesso nel caso di Mario Suarez a me non risulta che sia in vendita, quindi parlare di calciatori che non sono messi sul mercato dalle rispettive società è come parlare del niente, quindi in questo caso è un giocatore che non, sul quale ci poteva essere nella logica del ruolo un interesse, ma che non è mai stato sostenuto da una fattibilità, perché l'Atletico Madrid non ha mai messo, quanto mi risulta a me almeno, questo tipo di calciatore sul mercato. L'ultima per quanto mi riguarda, Song del Barcellona, è stato questo un viaggio utile per questo? No, qualcuno si arrabbia perché poi qualche collega, parlando di Song, nel caso direi che non c'è nulla, assolutamente. Per quanto riguarda le possibili cessioni, ci sono degli sviluppi su Berami? È una cessione del Napoli, non dell'Inter, quindi mi puoi chiedere le cessioni dell'Inter? Per quanto riguarda i possibili arrivi, naturalmente, richieste da Mazzarri. No, assolutamente. No, ma Mazzarri, non è che Mazzarri ha fatto le richieste. Mazzarri, come tutti gli allenatori, quotidianamente si sente con il proprio direttore sportivo. Posso anche dire che questa settimana ci siamo addirittura visti, sono andato a trovarlo, siamo stati insieme, abbiamo parlato di squadra, abbiamo parlato del ritiro precampionato, abbiamo parlato di alcune situazioni che normalmente facciamo sempre per telefono. Questa settimana addirittura abbiamo approfittato per vedersi, mangiare qualcosa insieme, abbiamo le idee chiare, è normale che poi dobbiamo confrontarci col mercato, è un mercato difficile, lento, perché il mondiale ha sicuramente rallentato tutto, ma vale, vedo, un po' per tutte le squadre, non mi sembra di aver visto in questi giorni tantissime operazioni di mercato. Villa continua ad essere un obiettivo? Villa è un'opportunità. È un'opportunità, ne stiamo parlando con Rubin, lui ha manifestato grande soddisfazione se ci fosse la possibilità di venire all'Inter, ed è un ragazzo che ha mostrato grandissima voglia e determinazione. Se ci saranno le condizioni anche economiche giuste con il club, può essere un'opportunità. Grazie. A proposito di mondiali, sta guardando con interesse, immagino, magari qualche giocatore, si era parlato per esempio di Xhaka e poi anche sulle cessioni per Guarín e altri, potrebbe essere un'occasione anche per aumentare il proprio valore. Ai mondiali li guardiamo perché è una manifestazione importante, la maggior parte dei calciatori con tutta onestà si conoscono, sono stati seguiti già nei rispettivi campionati, quindi c'è qualche sorpresa che può arrivare magari da paesi che per un discorso anche di logistica è più difficile andare a seguire, a vedere partite dal vivo, quindi siamo curiosi, abbiamo i nostri osservatori che stanno lavorando, sono un po' divisi i compiti su tutti i gironi, adesso tra qualche giorno magari cominceremo a tirare delle somme. Sull'eliminazione dell'Italia e anche su Balotelli si sente dire qualcosa? Ma è una cosa su cui hanno già detto in tanti di tutto e di più, quindi preferisco astenermi, ho una mia idea, io penso che nel calcio come nella vita, quando si fa bene o si fa male, la colpa e i meriti sono sempre da dividere fra tutti, a maggior ragione quando si parla di una squadra di calcio dove ci sono tantissime componenti che interagiscono, in questo caso parlerei di calciatori, di staff, di federazione, di tutti, quindi nel bene e nel male, quando è stato vinto un mondiale come è giusto che così è stato riconosciuto il merito a tutta una serie di componenti, ora è altrettanto giusto far notare che le cose non sono andate al meglio, ma non è certo colpa di un giocatore piuttosto che di un altro. Chiedevo di Jovic, scusi, se è un
che può essere un sogno, può essere una possibilità, può essere una trattativa che si può aprire? Oppure no, non mi risulta che sia un giocatore su cui si possa aprire nulla, un giocatore che il Manchester City l'anno scorso ha comprato, ha pagato tanto e non ha nessuna intenzione di cedere. Grazie. Grazie.